Ciao, sono Gilberto Colangelo di San Mauro Forte e vivo da 10 anni a Odense in Danimarca. Questo è uno dei miei ristoranti qui a Odense e come potete vedere questa è la via che frequento praticamente quasi tutti i giorni per venire a lavorare. Mi sono spostato da San Mauro Forte alla Danimarca, diciamo che il passaggio non è stato diretto. Andando all'università alla Sapienza ho avuto la possibilità di fare un percorso Erasmus, presi l'occasione al volo e andai in Danimarca. Quello che non avevo pianificato una volta spostatomi in Danimarca è praticamente che nella prima settimana che mi ero trasferito, nell'agosto 2014, trovai lavoro quasi immediatamente, cioè dopo 2 o 3 giorni già trovai lavoro. E quindi studiando e lavorando, poi mi resi conto che c'era una differenza abissale tra il lavorare in Italia e il lavorare in Danimarca. Quindi, una volta poi finito il percorso di studi, decisi comunque di restare qui e continuare un mio percorso lavorativo, che poi mi ha portato ad aprire diverse attività. Sempre nell'ambito della ristorazione, cameriere, lavapiatti, cuoco, poi gestivo la sala, i dipendenti, i colleghi e poi a seguito di vari disguidi con il proprietario del locale, presi la decisione di andare in disoccupazione per studiare un piano di investimento e aprire la mia prima attività. Che cosa ti sei portato da San Mauro in Danimarca? Venendo da una realtà sanmaurese, in un contesto lucano, non è che uno pensa a qualcosa di specifico che ti porti appresso, è un bagaglio che c'è innato in noi e che ti estrinseca nel momento in cui andiamo a comunicare con le nostre persone più prossime. Esempio principe, la lingua. Cioè, nel momento in cui io devo fare un'esclamazione o una qualunque cosa, naturalmente mi esprimo nel mio dialetto, nel dialetto sammaurese. La cosa che mi manca di più San Mauro è il cibo. Il cibo, il fatto è l'aria. È l'aria, è una serie di... È qualcosa che non si può spiegare in poche parole. Nel momento in cui io torno, a San Mauro, è il momento in cui io veramente mi sento a casa, i profumi, è qualcosa di indescrivibile, diciamo. Non a caso io nel ristorante in cui lavoro qui, comunque quelle poche cose, io cerco di importare anche diversi prodotti dalla Basilicata per sentirmi più a casa, diciamo. Io penso che la Basilicata ha un potenziale immenso. Il problema è che bisogna capire come innescare questo potenziale. E sicuramente la fuga di cervelli o comunque sia l'emigrazione che ha dovuto affrontare la regione non aiuta questo processo di sviluppo, diciamo. Che ruolo possono avere i locali nel mondo per migliorare la Basilicata? Il miglior modo di migliorare, cioè di portare un beneficio alla Regione Basilicata da parte nostra, che siamo locali nel mondo, è intanto parlare della nostra regione, spiegarla e far capire le ricchezze che ha la nostra regione. E ovviamente nel momento in cui l'interlocutore ascolta racconti molto particolari, ci sarà sicuramente qualcuno che si incuriosisce e avrà voglia di andare a visitare questi luoghi sicuramente. Quello che consiglierei a un danese o comunque un internazionale nel momento in cui vuole andare a fare una visita alla nostra regione, a San Mauro Forte, sicuramente gli direi di prendersi minimo una settimana perché, come dicevo, appunto, nel momento in cui stai nel paese, devi viverlo il paese, non basta andare lì per qualche ora, cioè vedere il centro storico, comunque il paese in sé
non prende tanto tempo, basta una giornata e vedi tutto il paese, ma anche meno. Il punto è che bisogna viverlo il paese e lo vivi passando del tempo insieme alle persone locali che ti fanno sentire a tuo agio, comunque a casa in un certo senso, e sicuramente gli darai una possibilità di avere una bella esperienza. Pensi di ritornare un domani? Sarebbe un sogno, penso di vorrei provare a tornare un domani. Sarebbe un sogno, lo vedo molto, è molto lontano e difficile, però, come dicevo prima, la Basilicata ha molte ricchezze che non possono essere catalogate solo in un contesto prettamente economico, quindi è un modo di vivere la vita che non fa invidia a nessuno, quindi vorrei provare a tornare, sarebbe un sogno, ma sicuramente diciamo che vorrei lavorare in quel senso.